questo. Volevo però sottolineare un altro aspetto, e cioè che qui stiamo parlando di corsi di formazione articolati su livello di specialità sostanzialmente, e penso che si sia fatto anche un passo in avanti, nel senso che è un programma anche più articolato di quelli che conoscevo nel passato. Dopodiché il punto che vi volevo sollevare è che nella modifica che abbiamo apportato alla legge, noi complessivamente come consiglio pensavamo di lanciare un modello formativo nuovo, cioè una sorta di scuola di formazione per la protezione civile. Volevamo evitare il rischio di mettere in campo un carrozzone nuovo sostanzialmente, perché non era questa l'esigenza che veniva sollevata, e quindi facevamo in allora riferimento alle strutture esistenti, Alfa da un lato e il contributo che una fondazione come il CIMA può dare, diciamo, anche sul terreno della formazione dei volontari. Ora, mi permetto di dirvi che questa strada di strutturare ancora di più la formazione dei volontari penso debba essere presa in considerazione, perché siccome noi stiamo diventando una sorta di regione pilota sulla protezione civile, non fosse altro perché per gli eventi che continuamente si abbattono sulla Liguria, da ultimo la clamorosa mareggiata di ottobre, e siccome incominciano a guardare con attenzione un po' tutti alla regione Liguria per i risultati e anche per la qualificazione, diciamo, di questo, non solo del sistema ma anche dei nostri volontari, credo che sia venuto il momento di fare un ulteriore passo in avanti costituendo una scuola d'eccellenza su questo tema. Siccome su questo non c'è ancora stato, come dire, la piena realizzazione di quello che era previsto dalla legge, mi permetto di dirvi percorrete questa strada, perché è un ulteriore elemento di rafforzamento di un sistema che sta già facendo importanti progressi.